Buongiorno Locarno, è domenica ma il festival ovviamente non si ferma. È il giorno di un grande ritorno in concorso internazionale, ma questo lo lascio raccontare al direttore artistico Giona Nazzaro, ma è anche il giorno di una nuova doppia piazza grande, per metà svizzera, per metà italiana. Lav Diaz, maestro del cinema filippino e del cinema mondiale, torna a Locarno in concorso con Essential Truths of the Lake, una sorta di noir spirituale nel quale un poliziotto in crisi di coscienza per essere stato parte di qualcosa di cui si vergogna profondamente si ritira su un'isola cercando di espiare le sue colpe. Un film affascinante, labirintico, estremamente lineare. Un film dalla durata contenuta per gli standard di Lav Diaz che racconta in profondità un paese e i drammi del suo popolo. Jiamin Liang è un maestro del cinema contemporaneo. Dai suoi esordi, da Rebels of the Neon God a Vive l'Amour e in avanti, ha ripensato il modo in cui noi oggi ci relazioniamo all'immagine in movimento. Jiamin Liang è a Locarno, ha curato un'installazione visiva, ha creato delle opere d'arte qui a Locarno ed è stato protagonista di una masterclass con il nostro professore per il futuro del cinema a Lucy, Kevin Billy. Jiamin Liang è il nostro pardo alla carriera, un pardo meritatissimo a un autentico visionario del cinema. Un'occasione imperdibile per confrontarsi con le immagini e il pensiero di un regista chiave del nostro tempo. Il cinema svizzero è protagonista oggi a Cineasti del Presente. Rivière, film di Hugues Riche, è la storia di una ragazza alla ricerca di un padre che non vuole essere padre. Lei lo insegue dalla Svizzera in Francia e lungo la strada deve scoprire delle verità sgradevoli sul genitore idealizzato. Riuscendo a calibrare la giusta distanza dalla quale osservare il percorso di formazione della sua protagonista, Hugues Riche con Rivière crea un autentico poema dell'adolescenza, un altro tassello del rinnovamento del cinema svizzero contemporaneo. In piazza stasera abbiamo il piacere di ospitare Edoardo Leo, forse uno degli attori italiani di maggior successo di sempre. In piena tradizione locarnese, però, Leo stasera in piazza è presente non con una commedia, ma con un noir. Non sono quello che sono. Reinventa l'Otello di Shakespeare ambientando le vicende della tragedia sul litorale romano. Appassionante, sensuale e profondamente politico. Produce con la sagacia di sempre la Groenlandia di Matteo Rovere e Sidney Sibilia. Se cercate il cinema che rifiuta di omologarsi, se cercate il cinema che rifiuta di farsi incasellare, andate alla scoperta di L'image permanente di Laura Ferres, un film che gioca con la memoria, le mille possibilità di utilizzare il cinema o meno e allo stesso tempo creare un ritratto di solitudini femminili che resteranno nei vostri occhi e nei vostri cuori, così come lo sono rimasti nei nostri. Fra commedia surreale e riflessione teorica, firma uno dei film più sorprendenti di tutta la selezione del Locarno Film Festival. Un film, ne siamo convinti, di cui si parlerà ancora a lungo. Questi i consigli del nostro direttore artistico. Sappiate però che in concorso Cineasti del Presente arriva anche un adolescente piromane, Bruno, in Todos los Incendios di Mauricio Calderón Rico. In Piazza Grande, questa sera, potrete vedere un La Paloma di Daniel Schmidt come non l'avete mai vista, restaurato completamente dalla Cinematheque Suisse e accompagnato sul palco da tre grandi amici del Locarno Film Festival, Frédéric Mer, Renato Berta e Eric Frank. Che dire, buona giornata e buone visioni.